Guglielmi, sono il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il Movimento 5 Stelle. Affronto questa battaglia con tanta passione, tanto ardimento, soprattutto senza nessuna paura. Sto facendo la Calabria sotto e sopra, ho già fatto quasi 15.000 km, sto vedendo delle cose meravigliose in Calabria, sto vedendo delle persone che veramente vogliono cambiare, sto vedendo delle persone che non ce la fanno più, e non ce la fanno più davvero, non solo come il Signore, ma ce ne sono tanti, siamo veramente tanti. Sto vedendo anche delle cose terribili in Calabria, cose che non mai avrei immaginato, come ad esempio dei posti così inquinati, dove un papà non fa uscire il proprio figlio di casa per paura di farlo giocare nel giardino perché ha paura che si ammali. E questo succede a Crotone. Sto vedendo delle cose terribili nella sanità, con gli ospedali. Non so, qui l'ospedale più vicino qual è? Crotone. Quanto ci mettete ad arrivare a Crotone? Mezz'ora. Strade permettendo. Ecco, strade permettendo. Perché se piove stanotte non si può più passare. Esatto, la cosa terribile è che la Calabria, che è fatta in gran parte di piccoli borghi, poi non ci sono le strade per poter arrivare a questi posti. Ed è questo terribile, perché significa chiudere una città, chiudere un paese, renderlo isolato, renderlo del tutto inaccessibile. E ditemi voi, come ci può avere una prospettiva di sviluppo di un posto se questo posto non è assolutamente accessibile? Siamo stati poco fa anche a Santa Severina, e per venire a Santa Severina qua è stato veramente... Prova. Sì, più forte questo. Alzalo un po'. Siamo stati a Santa Severina, per venire a Santa Severina qui è un calvario, una cosa che passi in mezzo al nulla con delle strettoie, strade che cadono e quant'altro. Allora noi dobbiamo cominciare a lavorare su questo. Io proprio oggi sono uscito sulla stampa parlando di una legge sui piccoli borghi, cioè città come queste che noi dobbiamo rivitalizzare, dobbiamo invogliare le persone, soprattutto i ragazzi, a vivere in questi posti. Come? Con degli incentivi sulle ristrutturazioni. Perché non si può costruire più il nuovo, ma possiamo aggiustare il vecchio. Perché queste cose che noi spesso, questi vecchi borghi che noi spesso abbandoniamo, per tanta gente sono quei posti che vanno a cercare per fare turismo, per venire a viverci, per venire a passarci le vacanze. Io ne sto conoscendo un sacco di posti come questi. Basta che una persona, faccio un esempio, un caro amico a Morano Calabro, si è preso un borgo antico, la gente lo prendeva in giro, dice che vai a aggiustare le case vecchie. Sì, aggiusto le case vecchie. Adesso ha un'ospitalità diffusa, cioè... 3 persone in una parte, 4 persone in una parte e 5 persone in un'altra, che attira persone da tutta Italia. Si chiama Il Nibbio, Morano Calabro, questo è un esempio. E magari la gente lo prendeva in giro perché lui prendeva le panche che la gente buttava, diceva che tipi di rifiuti miei, lui ristrutturava, e adesso va la gente e dice guarda questa panca del 700 eccetera, cioè le cose che noi buttiamo sono la ricchezza per gli altri. Le cose che noi dimentichiamo, magari i tedeschi escono pazzi. Io conosco un ragazzo a Belmonte Calabro che cosa fa questo qui? La notte lavora come custode di un albergo. I tedeschi si è accorto che si stufavano, li ha portati in giro per le montagne a conoscere i serpenti, a far baciare i serpenti, a conoscere i rospi, ad abbracciare un castagno vecchio di 700 anni. Sono sicuro che qua avrete delle cose bellissime, e ha scoperto che i tedeschi escono matti di quello, perché si sono stufati di stare in un villaggio turistico a fare niente tutto il giorno. Dice andiamo a mare, che poi magari il mare è inquinato, non possono fare i bagni, e questi vogliono capire, vogliono... E questa cosa ce l'abbiamo solo noi in Calabria, perché nel resto d'Italia hanno cementificato tutto. Solo noi abbiamo dei boschi, solo noi abbiamo le colline, solo noi abbiamo le castagne, solo noi abbiamo l'olio, solo noi abbiamo queste cose qua. Però che facciamo? Pensiamo che per lavorare si debba fare per forza il professionista, l'avvocato, l'ingegnere e quant'altro. Facciamo studiare i nostri figli, li mandiamo fuori ad arricchire gli altri, e poi magari sotto casa noi abbiamo delle ricchezze enormi che non guarda nessuno, perché non siamo più capaci né di guardarci dentro e neppure di guardarci attorno. Stiamo morendo di fame con la dispensa piena, perché nessun posto come la Calabria ha delle risorse inestimabili. Però ragazzi, attenzione, io ho saputo che qui avete un problemino con la spazzatura, pare che vi costi un pochino tanto. Uno dei nostri punti del programma si intitola Creiamo lavoro, non facciamo rifiuti. Perché? Su questo chiedo scusa, parate che c'è l'assessore comunale. Assessore, buonasera. Bene, la saluto. Bene. No, ragazzi, però devo dire la verità, onore al merito, perché di solito la gente, quando parliamo noi, va via, anche gli amministratori. Sì, il fatto che abbia avuto l'attenzione, coraggio, di ascoltarci, e il coraggio, significa che comunque è una persona attenta alla cittadinanza, e questo gli va reso merito. Allora, con la differenziata porta a porta noi possiamo creare posti di lavoro. In media si fanno 2 posti di lavoro ogni 1.000 persone. Quanti abitanti fa Scandano?
3.003, abbiamo fatto 6, 7, 8 posti di lavoro. Sono persone che possono lavorare, eh. E quindi basta che il comune si prenda dentro il servizio, si chiama affidamento in house. Cioè basta fare questi appalti, io vi faccio l'esempio di Catanzaro, no? Un appalto da 1.800.000 euro per fare solo la differenziata, e Catanzaro la percentuale differenziata è del 3%, cosa che se noi buttassimo la spazzatura a terra e la lasciassimo ai cani si farebbe da solo la differenziata, perché una percentuale del 3% significa che sembra quasi che non la vogliono, che quando noi facciamo la differenziata ributtano tutta cosa possibile perché la rimettono tutta quanta insieme e ci prendono in giro. Allora questo è importante, perché quando un comune fa la differenziata non solo non ha bisogno di discariche, non è vero che la differenziata costa di più, la differenziata ti dà il lavoro, non hai bisogno di dover pagare tutte queste tasse, perché in realtà, ragazzi, in Svezia i nostri rifiuti se li comprano. Mo' le cose sono due: o siamo cazzoni noi o sono furbi loro, dobbiamo deciderci, perché questi qui li volevano. L'assessore Pugliano dice: sapete che facciamo dei rifiuti calabresi? Li imballiamo, paghiamo 280 euro ogni balla da tonnellata e li mandiamo attraverso il porto di Corigliano per tutto l'Adriatico, dritto a Trieste, da Trieste dritto li facciamo arrivare in Svezia. Ma perché questi qui vogliono i nostri rifiuti e noi dobbiamo pagare la spazzatura? In realtà la spazzatura non dovremmo pagarla più, non dovremmo neanche pensarci a queste cose qua. Ci sono dei posti in Italia come Capannoli dove non la pagano, anzi ci guadagnano. I piccoli comuni, ad esempio, dovrebbero consorziarsi con gli altri comuni e fare in modo che di avere un potere contrattuale con i consorzi di raccolta, tipo il CONAI e altri, perché ovviamente se voi non avete la percentuale di alluminio, quelli non passano, ma se vi mettete insieme agli altri paesi, questi vicini, come San Marco, San Mauro Marchesato, come Santa Severina e altro, e fate un tot tonnellate e quelli vengono e se le comprano, ve le pagano, e quindi non voi pagate meno rifiuti, quindi non è vero questa cosa qua. E quando un sindaco non fa la differenziata, voi dovete andare a bussare e chiedergli conto e dire: gioia mia, tu stai rovinando il mio ambiente, non stai creando posti di lavoro, mi stai facendo pagare la spazzatura. Sono tre cose che gli dovete dire, tre cose. E allora questa è una cosa che possiamo fare noi cittadini. Un altro punto del nostro programma è il reddito di cittadinanza. Le persone che hanno un reddito inferiore ai 12.000 euro l'anno, questo sulla base della proposta nazionale, hanno diritto a vivere. Ma come? Come? Te lo dico. Noi abbiamo fatto dei conti. Possiamo, entro il primo anno, garantire 250 euro a 100.000 calabresi senza reddito. Perché tu hai bisogno di essere degno. Perché la dignità non sta nel lavoro, la dignità sta nel reddito. Poi pian piano aumenteremo, perché man mano che andiamo a scoprire gli sprechi, dove sono, aumenteremo questa quantità, arriveremo a 480 euro, forse arriveremo alle 600 euro che sono previste dal nostro piano nazionale. Però tu in cambio devi fare una cosa, devi fare un percorso di formazione tuo personale e professionale, devi fare in modo che crescendo tu crescano gli altri e le persone che stanno vicino a te. Vi faccio un esempio: ai nostri ragazzi, qui c'è una scuola superiore? No, non c'è neanche una scuola superiore, no, peccato. Ai nostri ragazzi che vanno alle scuole superiori dovrebbero studiare obbligatoriamente la storia della Calabria. E allora fabbricheremo mutande, ecco. Fabbricheremo mutande e faremo qualcosa per i nostri ragazzi, e fabbrichiamo mutande, però inventiamoci qualcosa, perché vi posso garantire che c'è tanto da inventare. Dove non c'è nulla si può fare tutto. Ma con reddito di cittadinanza noi diamo la possibilità alle persone di vivere dignitosamente nel frattempo che si inventano qualcosa. Oppure uno che deve assistere un parente che sta male, una mamma che deve assistere un bambino quando è piccolo, visto che lo Stato non dà nessun welfare, non avrete manco forse un asilo nido o nient'altro, non lo so adesso come si permette. Quindi questa è la possibilità che noi possiamo dare. Tu restituisci alla comunità attraverso delle attività socialmente meritevoli, e questa è una cosa che si fa in tutta Europa tranne in Italia e in Grecia. Chiedetevi, cioè i due paesi, uno che è fallito e che l'hanno ripigliato con una purga terribile, perché lì veramente hanno distrutto qualsiasi forma di socialità, e uno che è un passo del fallimento, salvo che poi arriva col simpaticone, dice, si caccia la cravatta, si arretola le maniche, dice adesso do 80 euro a questo, do 80 euro a quell'altro, ormai il suo non so, può dire qualsiasi cosa che deve parlare di 80 euro. E nel frattempo che cosa sta facendo? L'Italia sta andando assolutamente a rotoli, perché come vedete poi alla fine il PIL non cresce più, nonostante l'avesse promesso. Adesso oggi la Banca d'Italia ha detto che forse l'anno prossimo crescerà dello 0,5, quest'anno doveva crescere dell'1,5. Manca un pacavallo che l'erba cresce, esattamente così. C'è l'estrema unzione, quello ci vogliono portare. Ma noi, sapete la storia della rana bollita? Si dice che se tu metti dell'acqua calda, ci metti una rana dentro, la rana via, schizza fuori perché si brucia. Se invece metti l'acqua fredda, ci lasci la rana dentro e piano piano fa aumentare la temperatura, la rana, non sentendo la differenza di temperatura, sta dentro fino a che non guglia e muore così. Noi italiani siamo così.
noi italiani siamo così, non ci hanno fatto l'acqua calda da subito, no, piano piano, piano piano, piano piano, ora che l'acqua che sta bollendo, noi siamo dentro l'acqua che bolle e non ce ne accorgiamo. E pretendiamo veramente di risolvere le cose con la bacchetta magica. Signori, il tempo della bacchetta magica è finito e non esiste più il fatto che voi votate qualcuno e questa persona, che sia io o che sia chiunque altro, va lì e risolve le cose. Non, nessuno risolverà le cose per voi stessi, se non siete voi che cominciate a mettervi in marcia per risolvere i vostri problemi, se non siete voi che cominciate a entrare nelle istituzioni, se non siete voi che cominciate a bussare le porte, a fare le richieste di accesso agli atti, a dire ma che sta succedendo, ma come funziona qui? Ma è normale, attenzione, non è colpa vostra di scandale, questo succede in tutta la Calabria. Che cosa succede? Voi lasciate una persona sola in un palazzo, questa persona gestisce tanti soldi, state tranquilli, è umano, lo farò, lo farei pure io se dovessi trovarmi in una situazione del genere, no? Piano, piano piano vedi questi soldi, dici vabbè 50 euro me li metti in tasca, e vabbè è stato facile, domani 100 euro, e poi diventano 1000, e poi diventano 10.000, e poi diventano 100.000, e poi quanti cacchio sono capaci di fottersi? Questo è, la Corte dei Conti oggi, dov'è Antonio? Dov'è? Alla Corte dei Conti oggi lui ha telefonato in diretta, in TV, ha scoperto che 15 milioni rotti 27 milioni totali. Di 27 milioni di debito fuori bilancio sono stati dati a dirigenti illegittimi. La Regione Calabria chiude gli ospedali perché dice che non ci sono soldi e dà soldi a dirigenti illegittimi. Non lo dice Nuccio Cantelli, non lo dice Conocantelli. 15 milioni per lo i dice dirigenti. La Corte dei Conti significa che stanno certificato che ci stanno prendendo per i fondelli e noi siamo ancora nella acqua calda a bollire tranquillamente senza neanche lamentarci perché veramente mi increscivo. Ma chi me lo fa fare? C'è Maria De Filippi in televisione, ma chi me lo fa fare? Stasera c'è la partita, chi pigia Juventus? Vinci io, bello, vinci a Juventus, ah mo sono contento, no? E nel frattempo ci stanno cacciando la sedia da sotto il culo, passatemi il termine. E questo perché è assolutamente colpa nostra. Io vi chiedo di venire con me ad assaltare il fortino del malaffare, il fortino della corruzione, il fortino delle malversazioni, il fortino degli sprechi. Dobbiamo andare lì, bussare alle porte, fargli capire che non possono più continuare in questo modo e cominciamo oggi a togliergli 100 euro, domani 200 euro, dopodomani 1000 euro, dopodomani 1 milione di euro e piano piano questi soldi li ricominciamo a rimettere negli ospedali e piano piano questi soldi li ricominciamo a mettere nel lavoro delle persone, piano piano nella formazione sul lavoro, piano piano ad esempio perché non creiamo dei laboratori artigiani, questi piccoli borghi, prendiamo un artigiano, dice te lo attrezzo io, Regione Calabria, e poi tu però hai solo l'obbligo di prendere tre ragazzi in un anno e me li devi formare, perché tutti i mestieri che noi avevamo li stiamo perdendo, ma queste competenze una volta che si perdono dove vanno a finire? C'era un ciaffo ed è stato chiuso, che su anni, c'era? Una scuola di formazione, una scuola professionale. Ma perché te lo dico io, perché i nostri ragazzi devono andare al liceo per fare l'università e per andarsene fuori, perché i nostri ragazzi sono i migliori al mondo quando vanno all'estero, quando vanno fuori nel resto d'Italia, sono dirigenti di aziende, sono i migliori scienziati, sono i capi di tutti i reparti dell'amministrazione pubblica, sono tutti calabresi, però qua in Calabria stanno facendo in modo che restano soltanto le persone mediocri, perché quando ci sono le persone mediocri vanno avanti i furbi. Questo è il fatto. E noi ci stiamo facendo spopolare, io qua vedo pochissimi ragazzi, non vedo ragazzi, anzi, non ne vedo uno. Questa è una cosa che mi preoccupa, ma dovrebbe preoccupare anche voi. Allora, ragazzi miei. Ma che sono tutti chiusi in caso che sono depresse, giovanotti. Sono depresse, si giovani, sono depresse. Ma che vuotano quello che fa. Allora ascoltami, io sono 5 anni che giro la Calabria e di ragazzi che si danno da fare ne ho visti tantissimi. Tantissimi. Il problema è che giustamente loro credono che nulla si possa fare perché ce lo dicono anche i nostri genitori, ce lo dicono a scuola, ma chi fai da sottare, ma tu cosa fare? Perché appena in Calabria tu vedi qualcuno che fa qualcosa e dici no, anzi, magari se vedi qualcuno che fa qualcosa, invece di aiutarlo lo tiri dalla giacca e dici ma che cazzo tu a fare? In Calabria sapete che succede? Che è quello che non succede nel resto del mondo. Qua, nel resto del mondo se uno ha un'idea la condivide, dici io la metto in mezzo, magari mi può aiutare lui, magari mi può aiutare lui, magari mi può aiutare lui, perché non è detto che io che ho un'idea sono la persona che può realizzarlo. In Calabria quando ho un'idea ti dici stati quello che te la buttano. No, la Calabria ha i cassetti pieni di sogni bellissimi che non lo saranno realizzati mai, proprio perché ognuno di noi se li tiene per sé e deve finire questo, dobbiamo cominciare a mettere i contenuti al centro, noi del Movimento 5 Stelle mettiamo i contenuti al centro, i valori al centro, non le persone, per noi uno vale uno, siamo intercambiabili, io posso andare via e qualcun altro prenderà il mio posto ed è questo il punto, la competenza per noi viene dal fatto di essere tutti insieme, tutti uniti e quindi ci scambiamo le informazioni e le competenze, non perché io sono meglio di qualcun altro. E allora ragazzi, cominciamo a darci da fare, fatelo per voi stessi, io quello che vi chiedo non è votate per me, io quello che chiedo è votate per voi, cominciamo a sognare una Calabria.
prendiamoci 30 secondi, vi chiedo di cuore, chiudete gli occhi per 30 secondi e cominciate a sognare una Calabria in cui i bambini possono giocare nei cortili senza aver paura di avvelenarsi. Cominciate a pensare a una Calabria dove, sul lungomare di Catanzaro, non ci siano 47 bidoni della spazzatura, perché non si fa turismo con i bidoni della spazzatura, i giapponesi non vengono a fotografare i bidoni della spazzatura. Cominciamo a sognare una Calabria in cui, quando a Monasterace ci sta il mosaico più bello del mondo e noi non lo sappiamo neanche, e se lo sta portando via il mare, qualcuno si dia da fare e noi ci diamo da fare e ci mettiamo lì e facciamo noi, 1000 persone, la barriera contro il mare per evitare che questa cosa se ne torni nel mare, perché se lo perdiamo non torna più. Cominciamo a sognare una Calabria dove i ragazzi si mettono a lavorare, ci sono i boschi, c'è il mare, c'è la montagna, ci sono i fiumi, c'è la neve, ci sta il formaggio, ci sta l'olio, ci stanno le castagne, ci sta... Che cosa avete qua? Ci sono così tante cose che noi potremmo fare. E pensate che ci sono dei posti nel mondo dove con una mezza scorreggia vivono centinaia di migliaia di persone. Noi che abbiamo tutto questo non siamo capaci veramente di immaginare come possiamo fare per i nostri ragazzi. Allora, 23 novembre, pensateci. Voi andrete lì e troverete le solite facce, vi dicono che sono nuovi, non lo sono, vi dicono che rinnoveranno le cose, non lo faranno, vi dicono che potranno cambiare, non cambieranno, ormai non ci prendono, sono così legati fra di loro, ai loro interessi, alle loro porcherie, al loro passato, che non potranno fare niente. Io non vi chiedo di votare per me, votate per voi stessi. Grazie. Bravo.